C'è un filo comune che lega Ricci e Biancani, perché una delle accuse che abbiamo sempre fatto anche a Ricci, che basava molto, la sua attività era basata molto sull'apparenza, sull'immagine, e quando la politica dell'immagine prevale su quella dei contenuti, e secondo me è assolutamente sbagliato. In questo senso un po' Biancani sta facendo una cosa molto analoga, nel senso, se guardiamo le sue pagine Facebook vediamo che ogni giorno lui pubblica 4-5 interventi, foto, perché chiaramente al fine non solo di pubblicizzare, di avere tanti like, ma di dare una certa immagine. Ma la politica deve essere fatta di contenuti, non di immagine, e questa è secondo me la cosa più importante che bisogna sottolineare, anche perché ormai la campagna elettorale è finita. In tante cose lo dimostrano, possiamo vedere che anche Pesaro sotto certi aspetti è stata gestita da questo centro-sinistra, soprattutto sotto l'aspetto dell'immagine. Molti soldi pubblici sono stati spesi per che cosa? Per una biosfera che adesso nessuno sa dove piazzare, nessuno sa dove mettere. Inoltre è emblematico per quanto riguarda l'intervento che il sindaco Biancani ha fatto su Rocca Costanza. Sono contento, siamo tutti felici che sia stata riaperta. Durante la mia campagna elettorale io l'ho ripetuto 1000 volte, Rocca Costanza va aperta, perché è come se noi tenessimo chiuso a Milano il Castello Sforzesco. Quindi in questo diamo atto al sindaco Biancani, che ha fatto una cosa giusta. Ma è incredibile che questa cosa sia stata pubblicizzata, soprattutto facendo vedere la cella dove è stata rinchiusa Vasco Rossi. Che segnali diamo anche ai nostri giovani? Che la cultura è quella? È importante Rocca Costanza solo perché Vasco Rossi è stato 20 giorni dentro una cella all'interno di Rocca Costanza? Rocca Costanza è la più importante fortificazione della nostra città, ha una sua cultura, ha una sua identità, ha veramente un valore simbolico, architettonico molto molto importante. È questo che dobbiamo far passare, un messaggio di cultura, non un messaggio di immagine.